tanto da dire proseguono, però vorrei invece suscitare, dare gli elementi per suscitare, diciamo così, anche una forma di dibattito a cui spero che possiamo rispondere. Io comincio qui con, per venire a... Tralascio il capitolo del fascismo. Tralascio il capitolo del fascismo, che già poi mette una trattazione a parte. Quindi la riforma bancaria del 36, cioè la politica economica del fascismo. Però un accenno lo devo fare, perché soprattutto nella Repubblica di Salò c'è un personaggio che è straordinario. Domenico Peteghini Ciampino. Non so chi di voi lo conosce. Era il ministro delle finanze. Ed era un personaggio che straordinario, perché ha evitato il trasferimento dell'oro dalla banca d'Italia in Germania, ha salvato le aziende, si oppose quindi ai tedeschi, e la cosa più straordinaria è che lasciò il bilancio dello Stato in attivo di 20 milioni. Gli alleati, quando arrivarono e dovettero certificare questo, non ci credevano. La stessa cosa, diciamo così, su scala diversa, è stata fatta da Schacht negli anni 30. Stiamo parlando del 44-45. No, è molto in America Latina. Io, ecco, quello per esempio è un'altra persona, i cui scritti andrebbero salvati, andrebbero studiati. Ma dove stanno? Cioè, non si capisce dove stanno. Allora, capi, queste persone, come dicevo del professor Aulini, soffrono di una damnatio memoria, cioè non se ne deve parlare, non si devono conoscere. Ora io dico, bisogna, cioè noi capiamo che stiamo facendo una lotta alla disperata, perché ci stiamo opponendo a un sistema che è stato, diciamo così, costituito in 4 secoli di storia, quindi questo, diciamo così, dà ancora più valore a una figura come quella del professore, che da sola è riuscita a scoprire l'arcano. Perché che cosa nei suoi studi ha scoperto il professore? Che il valore, quindi diciamo così, la questione della banca centrale la trattiamo dopo. Il valore non è, diciamo così, non è mai una proprietà della materia. Il peso è una proprietà della materia. Il volume è una proprietà della materia. La forma, ma non il valore. Il valore è sempre una previsione, e quindi una dimensione spirituale. I monetaristi precedenti, che cosa hanno fatto? Avevano dimensionato il valore nella materia. Quindi l'oro ha valore perché ha valore. No, anche quella è una convenzione. La moneta ha un valore del tutto convenzionale. E qui vi cito il nostro amato governatore della Banca d'Italia, che dà ragione a lui. Questa è una conferenza che lui ha tenuto, ce l'ho qui. Allora, con il prevalere della moneta cartacea, quindi il passaggio alla moneta, devo fare questo passaggio, 1694, conoscete già? Giovani? Conoscete? No, non conoscete. Praticamente che succede? Con la fondazione della Banca d'Inghilterra, il sovrano inglese, che fino allora si era indebitato con banchieri fiorentini, si indebita con la banca, ma in questo modo, cioè concede alla Banca d'Inghilterra l'autorizzazione ad emettere le note del banco, cioè le banconote. E questa cosa poi ci porterà lontano e avrà delle conseguenze di cui soffriamo ancora oggi. Allora, nel momento zero della circolazione monetaria, la gente, la persona, è abituata ad avere moneta metallica, cioè oro, argento. Quando comincia a mettere i depositi in banca, cioè quando comincia a circolare la moneta cartacea, la moneta del banco, istintivamente la gente non la riconosce e non vede l'ora di disfarsene, portando le note del banco alla banca, per piacere, ridammi l'oro. Quando vede che la banca puntualmente cambia e converte, a quel punto capisce che è quasi più comodo tenere le banconote anziché i metalli preziosi. È ovvio.
Che cosa era successo? La banca aveva duplicato il valore, cioè il pezzo di carta aveva incorporato lo stesso valore dell'oro. Questo è lo scherzetto che finisce poi formalmente nel 61 a Bretton Woods con l'inconvertibilità del dollaro, perché almeno formalmente che succedeva? Il dollaro godeva ancora della riserva aurea. Ecco, da quel momento in poi, se fosse stata vera la concezione materialistica del valore, il dollaro sarebbe dovuto crollare. Invece è diventata la moneta base del sistema monetario internazionale e la Federal Reserve è diventata la banca imperiale, mentre tutte le altre banche sono diventate banche coloniali, compresa la... Tenete presente che le guerre scoppiano solo per motivi economici. Infatti io dico sempre che se capisci la moneta capisci tutto, se non capisci la moneta non puoi capire niente, se capisci la moneta capisci gli snodi della storia, se non capisci la moneta ti perdi le tappe fondamentali. Per esempio, faccio un esempio per venire ad oggi e poi andiamo a Draghi. Quando Bush padre muove guerra all'Iraq non è perché, cioè voglio dire, l'ambasciatrice americana in Kuwait dà via libera a Saddam Hussein e Saddam Hussein non si avvede che è una trappola, ma il motivo vero qual era? Il motivo vero era che Saddam Hussein aveva ventilato l'ipotesi di accettare per le transazioni internazionali del petrolio l'euro anziché il dollaro. E questo gli americani non lo possono accettare. Non lo potevano accettare. Così come non potevano accettare Gheddafi, che era minacciato di fare il dinero d'oro, e l'avrebbe fatto. Cioè, la moneta base del sistema monetario africano, tra l'altro oggi ci sono dei paesi africani, nella sfera francese, la cui circolazione monetaria dipende dalla Banca di Francia. La stessa cosa stanno facendo in Siria, paese meraviglioso, stanno facendo in Siria perché quel paese non vuole aprirsi al debito. E quindi che facciamo? Siccome noi siamo gli Yankee, noi li scassiniamo. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Allora, veniamo a Draghi. Ma è successo anche in Romania con Ceausescu, eh? Sì, sì. Però c'è un altro fatto. Io ho studiato i sistemi socialisti. I sistemi socialisti avevano proprio dei meccanismi di inefficienza intrinseca. Cioè i sistemi socialisti non potevano funzionare. Cioè in ogni caso non potevano reggere la competizione con i sistemi capitalisti. Non potevano funzionare. Interessante anche la considerazione della Banca Centrale Russa e della Banca Centrale Tedesca, che la Banca Centrale Russa viene privatizzata mentre la Banca Nazionale Tedesca viene nazionalizzata. Questo è un altro capitolo. Allora dice, per venire a noi, dice Draghi, con il prevalere della moneta cartacea, l'innovazione istituzionale in campo monetario è radicale. Si affermano le moderne banche centrali, si definiscono norme, regole, organizzazioni necessarie per il governo di una moneta il cui valore non è più ancorato a quello di un metallo, ma è completamente basato sulla fiducia. Io ora non so quanti si rendono conto di che cosa significa questa frase detta dal governatore. Ma ne aggiungo un'altra del compianto Tommaso Padoa Schioppa, quando dice, tra l'altro il giorno in cui uscì questo articolo era 14 luglio 2003, il professor Ovidi era in ospedale a Umberto I e noi lo andammo a trovare, eravamo suoi allievi. Io allora la mattina leggevo il Corriere della Sera e leggevo questo articolo ed è un articolo di Tommaso Padoa Schioppa. Allora noi che venivamo da quella dimensione culturale, se la gente capisse quello che sta dicendo Tommaso Padoa Schioppa, ma dovrebbe scendere in strada, dovrebbe scendere in strada, perché Tommaso Padoa Schioppa ci ha detto, da quando non è più d'oro l'argento, il denaro non ha valore intrinseco. Diversamente da ogni altro bene, vale non per quanto costa produrlo, ma per ciò che compra. Produrre un biglietto da 100 euro costa circa 10 centesimi. Cioè, non so se... È una confessione. Cioè, questi hanno l'impudenza di scriverlo faccio con il culo sul Corriere della Sera.
nel signorato di questo. Sì, 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 vabbè, ma probabilmente qui voi questi temi già li sapete, ma se vai a chiedere fuori che cos'è il signoraggio, nemmeno lo sanno. Perciò è importante la semina culturale, soprattutto verso i giovani, perché questi più, cioè, vengono indottrinati da quando crescono. Questi ormai sono già stati programmati con l'idea del debito, con l'idea del debito. Questi sanno già, che come il sistema americano, tu sai già che poi tutta la vita sarai indebitato. Quindi sei lo scoiattolo che gira dentro la gabbietta per pagare il debito. Capisci? Tu non hai la dimensione culturale di quello che ti sta succedendo. Tu sai che devi muovere la gabbietta. Questo è il problema. Che succede? Quindi praticamente c'è una confessione che nessuno raccoglie, la gente non scende in strada, semplicemente perché non si rende conto. E quindi stiamo parlando di signoraggio bancario, stiamo parlando di truffa. Stiamo parlando di truffa operata ai nostri danni. Io ora vado un pochino veloce, perché vorrei, insomma, ecco, suscitare un minimo dibattito tra di noi. Allora, qual è la rivoluzione di Auriti? La rivoluzione di Auriti dice: se la moneta ha valore per convenzione, la convenzione è uno strumento. È assurdo dire che io servo lo strumento. Io mi servo dello strumento. Io mi servo. E allora dice: siccome chi crea il valore della moneta è la convenzione ed è la gente che partecipa a questa convenzione, allora io una parte di questo reddito monetario glielo devo mettere nelle tasche. Cioè, noi possiamo capire un sistema inefficiente a livello economico, a livello industriale, possiamo capire un sistema inefficiente che non produce beni e servizi e quindi non li distribuisce. Non possiamo concepire un sistema che produce beni e servizi in abbondanza e non li distribuisce semplicemente perché non sono stati stampati i pezzi di carta. Questo non lo possiamo concepire, moralmente. Questa è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. Io ho voluto intitolare questa conferenza il diritto tra cielo e terra, perché il diritto serve l'uomo, non si serve dell'uomo. E questo è scritto anche nel Vangelo. È scritto: il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Quindi la vera rivoluzione, come diceva Giulio, è giuridica. Cioè, noi dobbiamo capire che la moneta è un concetto giuridico. Tutto ciò che ci fanno, ce lo fanno per via giuridica, in via a botta di norme cogenti e imperative. Quindi il diritto governa la moneta e l'economia attiene alla distribuzione dei beni. Allora, se è vero questo, ed è vero, allora che succede? Io devo dare in ossequio a quella che è la legge sociale della Chiesa, per esempio, l'aveum novarum, qualcosa all'uomo, perché è uomo. Io non lo posso rendere schiavo, io non lo posso dall'inizio mettergli, cioè, il gravame del debito finché vive, quello che stanno facendo. Allora che succede? Noi abbiamo un codice fiscale che ci etichetta dalla nascita alla morte. Auriti diceva: gli dobbiamo dare anche il codice dei redditi sociali, perché siccome la gente con la propria vita partecipa alla convenzione giuridica per cui crea il valore della moneta, noi gli dobbiamo attribuire questo valore, una parte di questo valore. E questo, sapete che significa? Significa che io innanzitutto tolgo l'uomo dal bisogno primario. Cioè, io a te un pezzo di pane sulla tavola te lo devo mettere, un tetto sulla testa te lo devo mettere, un vestito addosso te lo devo mettere. Poi vai a lavorare per tutto il resto. Poi ti fai le vacanze, lo yacht, la macchina, eccetera, eccetera. Ma intanto io ho qualcosa a te, te lo devo dare. Perché sei tu stesso che con la tua vita crei i beni di cui hai bisogno. L'obiezione ovvia era: dice, ma scusi, cioè, il neonato che cosa produce? Il neonato produce il valore delle pappine di cui si nutre. E il moribondo è. Il moribondo crea il valore indotto dall'impresa di pompe funebri, per assurdo. Capisci? Quindi è l'uomo che crea il valore. Grazie a questo disegno secolare, questo valore ci è stato completamente sottratto. Noi siamo i polli in batteria che inconsapevolmente
creano il valore di cui altri si appropriano. Ed è necessario che capiamo questa cosa. Cioè noi dobbiamo ci dobbiamo un attimo svegliare e dire che cosa ci stanno facendo, dove ci stanno portando. E ce lo stanno portando a botta di norma, cioè ci stanno portando, al galoppo. Non è solamente una questione di sottrazione della sovranità monetaria, perché con, diciamo così, con quella rivoluzione di cui parlavo all'inizio, la rivoluzione francese, non c'è più la distinzione tra legge giusta e legge ingiusta, ma basta che sia legale e allora automaticamente diventa giusto. Automaticamente diventa... Cioè, ormai non siamo più nemmeno più portati a interrogarci, diciamo, ma quello che stiamo facendo è giusto o no? No, ma è legale. È legale. E questo che cosa comporta? Comporta anche un ribaltamento paradigmatico. Siccome il valore è posto al primo posto, il denaro è posto al primo posto, tutti gli altri stanno in subordine. Tutti gli altri stanno in subordine. Poi ci lamentiamo della crisi di valore, ma questo è tutto programmato. Questo lo stanno facendo in modo scientifico, a tavolino. Capito? Quindi, che possiamo fare? La prima cosa è acquisire la consapevolezza di quello che ci stanno facendo. Perché noi, per esempio, no, abbiamo l'intuizione, come diceva il professore, romantica del fatto che le banche ci fregano, ma non abbiamo la consapevolezza razionale, scientifica. Noi quindi questo stiamo facendo. E che, come, allora, noi stiamo cercando a ritroso, allora io immeritatamente rappresento una scuola di studi giuridici e monetari, Giacinto Auriti, perché l'abbiamo voluta intitolare in quella maniera. Perché abbiamo voluto in questa cercare di raccogliere quel preziosissimo testimone e portarla avanti nel modo in cui possiamo. È chiaro che poi il professore aveva l'università dietro, noi non abbiamo nessuno dietro. Noi siamo semplicemente dei volontari che si sono riuniti, si sono dati uno statuto, quattro regole e cerchiamo, proprio alla maniera dell'armata Brancaleone, di portare avanti l'insegnamento di lui. Siamo inadeguati per tanti motivi. Cioè, il primo è quello che dicevo prima, che nessuno di noi ha l'autorità culturale, ma soprattutto morale del professore. Il professore è una persona che diceva la dignità gratuita non esiste. E si è giocato non solo tutta la sua vita, ma anche tutto il suo patrimonio per questa idea. E come diceva Giulio, denunciare il governatore della Banca d'Italia per usura, truffa, associazione a delinquere, istigazione al suicidio, a farsi in bilancio, senza ricevere nessuna querela, ci volevano gli attributi, attributi che non vedo in giro molta gente che possa, non vedo in giro molta gente che li ha. Questa è la questione. Banca d'Italia. Cioè, voi sapete che la Banca d'Italia è un'istituzione privata? Se non lo sapete ve lo dico io. 1800. No, vabbè, cioè, voglio dire, la Banca d'Italia è una società privata partecipata dalle banche nazionali. Le banche centrali nazionali, a loro volta, partecipano al capitale della BCE. La cosa singolare è che, per esempio, non è che, dice tu, stai attuando un processo di unificazione politica, per cui insomma, ci sono dei membri o dei soci in quote paritetiche. No, per esempio, vediamo che la Francia ha, vabbè, qui non ha importanza, eccole qua, per esempio, la Deutsche Bank ha il 17%. La Banca di Francia ha il 14%, l'Italia ha il 12%, e poi c'è una serie di paesi che non adottano l'euro, ma che partecipano al capitale della banca centrale. Per esempio l'Inghilterra ha il 18%, cioè l'Inghilterra che non partecipa all'euro ha una quota in banca centrale maggiore di noi che partecipiamo all'euro. Sono società di capitali, sono semplici società di capitali. Aventi scopo di lucro. Associazione a delinquere. Quindi, dice, che utili hanno? Hanno gli utili derivanti, come ci dice Paolo La Schioppa,
dal differenziato del costo tipografico e il valore nominale. È molto semplice, no? È molto più gli interessi e più interessi. La moltiplicazione monetaria delle banche commerciali. Cioè, quindi non è questione, siamo nell'era del debito, cioè oramai tanti anni fa partecipai a un corso di formazione aziendale e allora il relatore dice perché cioè, se fate la certificazione ambientale cioè, avete delle facilitazioni per accesso al credito eccetera eccetera, se fate questo cioè, le banche vi guardano diversamente, se fate quest'altro eccetera eccetera. Dico ma scusi, cioè, io allora non conoscevo questo, io non conoscevo questo, cioè, ma per quale motivo se io lavoro, se la mia azienda è inutile, per quale motivo io debba andarmi a indebitare presso la banca? Però poi sapete che succede? Che in azienda i bilanci sono inutili, ma i soldi non ci sono. Non ci sono perché la rarefazione monetaria è tale, cioè la circolazione monetaria è talmente rallentata per cui i crediti diventano improvvisamente come l'acqua asciutta, inesigibili. Che significa che un credito è inesigibile? Significa che la moneta per pagare quei debiti non c'è. Non c'è perché non è stata stampata. La rarefazione monetaria è programmata. Non ci sono. I soldi in banca non ci sono. Ci sono le scritture contabili. A livello personale che succede? Succede che un piccolo imprenditore o un piccolo artigiano o una famiglia dice io devo cambiare la macchina. Oppure io devo fare la casa, oppure io devo allargare il capannone, devo comprare l'attrezzatura. Cioè, me li presti i soldi? Certo che te li presti i soldi. Cioè, ma tu che mi dai la garanzia? Beh, non lo so, che ti do la garanzia? Lo stipendio? Ti faccio firmare da mia moglie, da mia suocera, da mio suocero? Ti do, cioè, una volta ti do la mucca a garanzia, no? Cioè, l'unica cosa che faccio di là. Cioè, ti do a garanzia. Allora, tu che cosa fai? Tu dai come garanzia un bene reale, tu dai come garanzia un bene reale a fonte non di una valigetta con i soldi ma di una scrittura contabile dal cui momento parte il debito. Il problema qual è che siccome attraverso la leva monetaria queste scritture vengono moltiplicate n volte, questa moneta, non essendo mai stata stampata fisicamente, non esistendo fisicamente, fa sì il meccanismo, portato a regime, che il sistema sociale non possa che indebitarsi progressivamente verso il sistema finanziario. Non so se questo voglio riscontrare. Cioè tu qua più lavori, più ti indebiti. Ci diceva il professore, perché giustamente, no? La mente fine. Cioè sono cose che tu vedi ma non capisci. Oppure tu ci metti gli occhi ma non vedi. Cioè tu sai perché devi correre? Noi sapete perché dobbiamo correre? Perché dobbiamo riempire affannosamente i vuoti monetari. Noi possiamo capire una moneta rara se è ancorata alla rarità del metallo. Noi possiamo capire la moneta d'oro è rara perché il metallo è raro. Non possiamo capire la rarità della moneta. Non possiamo capire la rarità della moneta quando la moneta è cartacea e deve misurare i valori in circolazione, i beni in circolazione. Ecco, questa è la truffa a cui noi tutti, consapevolmente o inconsapevolmente, siamo soggetti. Mi è venuto in mente di dare un titolo a questo nostro incontro, non chiamiamo conferenza perché io non sono un conferenziere come ben vedete. Il diritto tra cielo e terra, perché il diritto nella sua dimensione alta, elevata, serve l'uomo, come dicevo prima, non si serve l'uomo. Il professor Auriti ha impregnato tutta la sua vita su questo concetto. E volevo dire proprio due semplici parole su perché per me è così. Io ho verificato che è così, perché l'ho sentito dalle sue parole, ho visto come vivere. Il concetto di valore indotto e quindi di reddito di cittadinanza, perché attenzione, anche io ve l'ho detto prima, qua ci stava a parlare
il reddito di cittadinanza, come diceva il professore, è quel reddito dovuto all'uomo perché è uomo, perché partecipando alla convenzione della moneta contributiva. Invece recentemente, da qualche anno, qualcuno ci diamo il reddito di cittadinanza, ma questo qualcuno che vuole dare il reddito di cittadinanza non lo fa alla maniera del professore, da cui comunque lo ha portato direttamente, e io ne sono testimone, visivo, perché io ce l'ho. No, cioè magari qualcuno qui ha un'attività politica diversa, perché non è quello. Io prima ti sentivo parlare di politica, ma io non mi occupo di politica, quindi probabilmente faccio anche delle gaffe in questo senso. Chi fa politica oggi non si occupa. Sto imparando una cosa nuova. Io di politica, quando tu mi parli di politica, che significa? Devi andare in senso. Sì, politica deriva dalla polis greca. Quando c'era. Tu stai facendo politica. Non volete che sto facendo politica. Comunque voglio dire, un conto è il reddito di cittadinanza, come l'aveva inteso il professore, cioè a te ti do ricco o povero, siccome tu ricco o povero partecipi alla convenzione monetaria, io allora quel famoso pezzo di pane te lo devo mettere sul tavolo, e questo è un aspetto. Invece il reddito di cittadinanza come intendono oggi è, come la chiamava il professore, la carità pelosa. Io dall'alto della mia posizione ti faccio la carità, e questo non è dignitoso. È anche un incentivo a non fare più nulla. No, aspetta, perché chi di noi si accontenta di un pezzo di pane? Sì. Io a te ti metto a pane e acqua, quindi tu di fame non muori. Ce ne sono tanti che fanno loni. Cioè, magari si accontenterebbe. Ma sa perché? No, ma io credo un'altra cosa, però, per rispondere alla tua domanda. Io credo che tanta gente ha smesso di lottare, però nel suo animo cova ancora quella piccola scintilla di uomo. E allora noi gliela dobbiamo ritirare fuori. Tanta gente ha smesso di lottare perché dice tanto è inutile, però c'è quella dimensione che appartiene alla propria all'umanità. Cioè, ci sono delle battaglie che vale la pena di fare perché sono giuste. Non perché tu. Se vuoi di fame, non le puoi fare le battaglie, ricordatelo. Capisci? Questa è la questione. Io andrei avanti, non so per quale. Io volevo leggere prima la poesia di Ezra Pound, no? quando parla dell'usura, canto 52esimo dei canti, cioè Pound è stato, cioè, a Witt attingeva a piene mani al pensiero di Pound, no? Perché è chiaro che comunque a Witt, elaborando dei concetti completamente fuori dagli schemi, cioè non è che nasce nell'isola deserta dove non c'è cultura, perché comunque lui sui libri ha studiato, questi libri qualcuno li aveva scritti, quindi praticamente le concezioni economiche di Pound, noi è grazie a Pound che per esempio sappiamo, no? C'è una frase lapidaria di Pound, cioè noi non so se qui ci sono degli amministratori, gli amministratori si dibattono, invece, ma il comune non c'è soldi, la provincia non c'è soldi, lo Stato non c'è soldi. Allora diceva Pound, cioè dire che uno Stato non può perseguire i propri fini per mancanza di moneta è come dire che un ingegnere non può costruire la strada per mancanza di chilometri. Perché il chilometro, esattamente come la moneta o come il peso, è una convenzione per tutti i discorsi fatti prima. Quindi, signori, ci stanno semplicemente pigliando in giro. Ora, io non la leggo tutta, però, vede, con usura nessuno ha una solida casa, di pietra squadrata e liscia, per storia nella facciata. Con usura nuove chiesa con affreschi di paradiso e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate, con usura. Nessuno vede dei Gonzaga e dei concubine, non si dipinge per tenersi arte. In tempi di usura non c'è l'arte. Cioè, voi avete visto, per esempio, che cos'è oggi l'arte moderna? L'arte moderna, per definizione, è fuga dalla realtà. Ma perché io devo fuggire dalla realtà? Devo fuggire dalla realtà se non mi piace. Allora cerco l'astrazione. Anche questo succede alla Rivoluzione francese, perché prima della Rivoluzione francese l'arte era intellegibile a tutti, a chiunque. Cioè uno vedeva un paesaggio, vedeva un quadro, vedeva un ritratto,
poteva dire mi piace o non mi piace. Ora invece l'arte moderna è concettuale. Nessuno vende bene in casa, ma per vendere presto e con profitto. Peccato contro natura. Il tuo pane sarà starciolito, arido come carta, senza segale né farina di grano duro. Usura appesantisce il tatto, falsi confini. Con usura nessuno trova residenza meno. Si priva lo scarpellino dalla pietra, il tessitore del telaio. Con usura la lana non giunge al mercato e le pecore non vendono. Peggio della peste è usura. Ecco, noi piano piano siamo scivolati in tempi di usurocrazia, senza nemmeno accorgersi. Perché un ragazzo che nasce oggi, nasce già con questo sistema, e crede di essere nel migliore dei mondi possibili. Poi il sistema dei media mi fa credere che questo sistema non solo è giusto, ma anche doveroso, è anche opportuno, fa i suoi interessi. Questa è la questione. Poi, se devo parlare anche degli episodi, degli aneddoti del professor Auriti, io ho visto, per esempio, ho partecipato e mi avvio alla conclusione, giusto per così. Una volta lo portai a Forlì, con Savino Figliolo, e c'era allora Neglionesi, che era stato candidato dai fondazioni comunisti, diciamo, vi rendete conto di quanto deve essere cretini, no? Cioè tu movimento operaio, movimento che ne so, che ti fa il marxismo, candidi al segretario uno Neglionesi, che era stato presidente della Banca Nazionale del Lavoro. 60.000 euro di pensione al mese prende l'amico Fizzi. Ma poi Ciampi pigliava 900. Ciampi aveva annunciato alla pannaggio della Presidenza della Repubblica perché la pensione di Banca d'Italia gli danno 930.000 euro l'anno. Poi cosa vanno a fare? Tolgono le pensioni ai pensionati poveri. Allora praticamente ci stava la Fondazione Comunista con tutta la claccheria organizzata. Come? Che ha organizzato questo incontro, convinto che sentiva il grande banchiere, eccetera, eccetera. Allora, ne si parlò, allora il governo era, dunque, credo fosse Ciampi. Parentesi. Ma vi siete chiesti perché, nei momenti di crisi, tutti i personaggi della Banca d'Italia scendono in politica? Ciampi, Dini, Saccinelli, Monti, tutta gente che viene dalla Banca d'Italia, perché deve garantire agli occhi dell'elite certi processi politici. Allora, praticamente, che è successo? Parlò Nesi con un linguaggio. Cioè, no, perché io parlo con Azeglio e mi dice che i fondamentali tendono. Cioè, allora, noi ridevamo, perché noi sapevamo. Cioè, noi avevamo, diciamo, in quella dimensione culturale che ci permetteva di forare la menzogna. Cioè, quando parlò a Auriti, la gente di fondazione ammutolita, perché non sapeva più che dire. Perché Nesi è nascosto. Noi si nascosto il trattato come un lato, così libri e se no. La gente di Fondazione Comunista completamente scioccata, perché era convinta che la verità stesse dalla parte del banchiere, come se diceva Auriti, io dovrei scrivere un libro su quello che diceva Auriti. Diceva Auriti, quando tu vedi un banchiere, assomiglia talmente a una persona che tu lo scambi con una persona. Non è una persona, assomiglia a una persona, ma non è una persona. Capisci? Questo era l'uomo. Potrei raccontare di un presidente della Corte d'Appello che si rivolgeva a Auriti come, diciamo così, lo scolaretto si rivolge al professore, no? E il professore dice: tu non capisci niente, al presidente della Corte d'Appello. Ecco, questo era la persona che si permetteva di denunciare il governatore della Banca d'Italia, certo che non avrebbe avuto una querela in cambio.
perché non lo poteva querelare. Diceva: la lotta è mortale, o vado in galera io o vado in galera lui. Ma anche la famosa arma del professore, cioè il diritto, purtroppo, e il diritto pende tutto dalla parte del potente. Quindi noi che speranza abbiamo? Sì, sì, hanno sequestrato il sì, perché poi l'hanno dovuto sequestrare. Perché? Allora, a Guardia Grele, cioè a Guardia Grele, allora, mi diceva, per arrestare Totò Riina sono andate 43 persone. Per fermare Ovidio ne sono andati 200. Faceva talmente paura. L'esperimento di Guardia Grele faceva talmente paura che gli mandavano 200 finanzieri. Poi il magistrato dovette dissequestrare, ma nel frattempo però l'esperimento lo fece finire. E dell'esperimento di Guardia Grele parlavano tutti i giornali del mondo. Io ho la rassegna stampa dalla Russia al Giappone, tutti parlano di Ovidio. Così come ricordavo a Saverio, nel 98 ad Heidelberg in Germania, un famoso, questo è un episodio che racconto sempre, perché mi è stato raccontato da chi ha partecipato. Ad Heidelberg fu un convegno di filosofia del diritto, cioè ufficialmente si parlava dei temi del convegno, dietro le quinte si parlava solo del valore di Ovidio. E ora allora io mi chiedo, e con questo concludo, per quale motivo questi personaggi che hanno inteso con la loro vita, con il loro insegnamento servire tutti, sono così condannati a questa forma di dannazio memoria, di ostracismo. Ecco, penso ad Auriti, ma penso anche al vostro Vicarelli, che ha fondato l'Università qui d'Ancona, qui il Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona. Io avrei ancora molte cose da dire, come immaginate, ma preferisco fermarmi e, se possibile, rispondere a qualche vostra domanda. Grazie. Adesso che non so da dove cominciare, perché per una serie di motivi. Allora, già è molto difficile parlare di un gigante come Ovidio. Cioè, credetemi, per chi lo ha conosciuto, uno si sente piccolo, ma si sente piccolo sul serio, culturalmente, umanamente, perché aveva una statura culturale e morale che, per quello che vediamo in giro, è inarrivabile, semplicemente inarrivabile. Poi mi è difficile per un altro motivo, cioè dopo aver ascoltato le parole di Giulio, cioè le parole di Giulio hanno toccato veramente delle corde profonde in me, delle corde proprio di ricordi personali, scusate il gioco di parole, cioè io quando ho sentito la sua voce, io ho ripercepito la mia emozione quando ascoltava Ovidio. E allora non vi nascondo la mia difficoltà. Io qui avevo preparato un po' di appunti, mo vado a braccio, poi voi, se ritenete, mi interromperete, mi contesterete. Cioè, quando io ho conosciuto lui, io ero fresco di università, cioè io uscivo da una bella università, anche di un certo peso, e ero entrato a lavorare nell'azienda di famiglia, però sono sempre rimasto un curioso dell'attività economica, dell'attività anche accademica, dell'attività didattica, e quindi mi capitò dalle mani un volantino, cioè la moneta del 2000. Era un convegno che si sarebbe tenuto al Teatro Manucino di Chieti. Io quel giorno andai a quel convegno. Per me Auriti, così come gli altri relatori, erano proprio persone assolutamente sconosciute, cioè io non avevo mai sentito parlare né di loro né delle loro idee, eccetera eccetera. Io assistetti attonito a quelle esposizioni e dentro di me dicevo: ma questi sono matti. Cioè io ero uscito da un'università che mi aveva insegnato cose completamente differenti. E quindi dicevo: ma questi, ma che dicono? Però riuscii a fare uno sforzo, e quella fu la mia salvezza, perché diciamo così, la mia storia culturale è cambiata da quel giorno, perché io riuscii ad andare oltre quelli che erano i miei abiti culturali.
Cioè, noi siamo abituati a, diciamo così, a conformarci a un certo abito mentale e culturale. Più è nostro, più lo sentiamo nostro e più gli diamo ragione. Non è così. Io capii che Auriti, di cui non avevo capito una parola, diceva la verità. E dopo il convegno mi avvicinai timidamente, no? Perché tu capivi che stavi di fronte a un gigante, tu capivi che stavi di fronte a una persona di un livello culturale oltre la tua capacità di comprensione. Allora disse: professore, guardi, io non ho capito una parola, di quello che lei, però sento che lei dice la verità. Allora mi disse, secco, mi sto commuovendo, scusatemi, mi disse secco: vieni da te. Allora ricominciò. Scusate, non so nemmeno se stanno davanti. Adatti, lui aveva fondato dei corsi di perfezionamento in studi giuridici e monetari. E allora cominciai questa avventura. Ma non nascondo che, diciamo così, all'inizio proprio non capivo nulla, perché il mio sforzo principale, il mio sforzo maggiore era quello di svestirmi di quello che avevo imparato all'università. Tra l'altro a me Draghi mi ha fatto il parziale di politica economica assieme a Ezio Tarantelli, ucciso dalle Brigate Rosse, Fausto Vicarelli, scomparso in Fausto Vicarelli, tra l'altro è stato il fondatore del Dipartimento di Economia dell'Università di Ancona. Non so se oggi, stante la dannazio memoria di cui godono tanti economisti, ci sia qualche targa che lo ricordi o qualche aula che lo ricordi. Comunque a me Vicarelli mi ha insegnato, e Vicarelli veniva da Ancona ed era un professore eccezionale, quindi Vicarelli scomparso in modalità misteriosa. Oh, Draghi, Vicarelli, Tarantelli, eccetera eccetera, e Visco sono tutti allievi di Federico Caffè. Federico Caffè, altro professore pescarese, scomparso in circostanze misteriose. E io qui mi fermo perché poi sarei complottista. Allora vado, comincio a frequentare questi corsi e dico: continuate, ma questi sono tanti. Però poi che succedeva? Ogni tanto una tessera andava a posto. Allora, tac, a posto. Cazzo. Allora l'immagine piano piano si componeva. Dici: cazzo, questi fanno ragione. A me manca il livello culturale per comprendere le loro ragioni, a me manca il livello culturale per comprendere gli argomenti di cui parlano, ma questi hanno ragione. Poi retrospettivamente che ti succede? Ti succede che tu ripensi al tuo percorso scolastico e pensi che per tutti quegli anni sei andato a perdere tempo. Cioè tu c'hai una laurea, anche di un certo peso, ma che proprio a livello, cioè, quella è polvere, è cenere, è paglia rispetto a quello che io stavo apprendendo a quei corsi. E capisci che cosa? Capisci un vulnus della cultura occidentale, di come viene, diciamo così, insegnata la cultura, di quella, o meglio, di come viene insegnata quella che dovrebbe essere la cultura nei luoghi deputati a insegnare, cioè le università. Allora, che succede? Tu quando vai all'università, no? Allora tu studi, che ne so, la sociologia, poi studi l'economia, poi studi il diritto, poi studi la storia, poi studi le relazioni internazionali, poi studi, non so, il diritto internazionale. E le studi come entità a sé stanti, ma non riesci a capire il legame fino a quando non capisci la moneta. E la moneta te la spiega e te la insegna solamente a voi. Quando tu metti la moneta al denominatore, allora capisci la sociologia, capisci la storia, capisci il perché il diritto ha avuto certe evoluzioni e non altre. Capisci? Ma lo capisci dopo perché hai avuto la fortuna di qualcuno che o la provvidenza di qualcuno che ti ha fatto incontrare una persona e che ti pone e ti mette in una dimensione culturale completamente differente dal mondo che ti circonda. Da quel momento in poi nulla ha più importanza, se non cercare di capire realmente cosa c'è dietro. Quando tu poi cominci a capire realmente cosa c'è dietro, cominci a spaventarti, perché i ragionamenti di Auriti portati alle estreme conseguenze, credetemi, fanno paura. Comunque a quel punto tu sei in mare, sei in cammino, e quindi devi, per una forma di amore della, per quel tipo di verità, ti senti di dover, diciamo così, compiere quel percorso.
allora ti metti a studiare. Ti metti a studiare e cerchi di ripercorrere indietro le tappe fondamentali, diciamo così, della, di ciò che ti è stato insegnato alla luce di queste, cioè di questa tua nuova, di questo tuo nuovo modo di intendere le cose. Non la sto a fare lunga perché qua ci vorrebbero 20 conferenze per parlare di Ovidio, 20 conferenze per parlare di quello che ci hanno fatto, e poi cominciamo piano piano a capire che cosa ci hanno fatto. Allora, io dico sempre che perdonatemi se salto di qualità, io dico sempre che per capire l'oggi devi capire la rivoluzione francese, perché la rivoluzione francese è il primo spartiacque storico. Con la rivoluzione francese si attua un processo di cui oggi noi non ci rendiamo conto, ma che a livello giuridico, non so se qui ci sono magari avvocati, che segna proprio la divisione, la fattura temporale, storica, morale, esistenziale tra diritto naturale e diritto positivo pattizio. Dalla rivoluzione francese in poi, cioè stante quel passaggio storico, stante quel processo storico, da allora in poi agli uomini possono fare tutto. Prima il sovrano, chiunque esso fosse, aveva comunque il limite e il vincolo della legge naturale. Dopo la rivoluzione francese questo vincolo viene tolto, viene proprio espunto. Tu interrompimi quando vuoi, se vieni, perché... Cioè, come si arriva alla rivoluzione francese? Allora, quando Ovidio ci diceva, cari ragazzi, la rivoluzione francese è stata ideata, realizzata e programmata dalla Banca d'Inghilterra, allora tu dici, cioè, cioè dici, da dove gli nasce un'idea del genere? Da dove gli nasce un'idea del genere? Comunque poi capisci che è vero. Qualche anno fa, tra l'altro, mi è capitato di vedere un film molto bello, La Duchessa, tratto da un romanzo che riguarda la vita di un'antenata della, questa la racconto come nota di colore, un'antenata di Diana Spencer, Georgiana Spencer. Allora, praticamente che succede? Questa donna era l'amante del futuro primo ministro inglese. Questo futuro primo ministro inglese un giorno incontra un uomo politico, gli dice come va la rivoluzione in Francia? Dice, ancora non riesce, ma ci stiamo lavorando. Quindi il potere politico inglese è il potere che ha, diciamo così, prima operato la semina culturale affinché poi questa rivoluzione avvenisse. Che cosa succede sul piano legislativo con la rivoluzione francese? Non che prima non ci fossero stati tentativi o che non ci fossero, cioè non è che di colpo questo muta, perché comunque è un processo graduale di cui non sto. Allora, abbiamo chiunque studia diritto costituzionale, chiunque fa insomma, un istituto tecnico, poi l'università, eccetera, eccetera, e studia su un diritto, su un testo di diritto costituzionale, diritto pubblico, impara che i poteri dello Stato sono tre: esecutivo, legislativo e giudiziario. E perché avviene questo? Avviene questo perché nel 1720 un certo filosofo Montesquieu va in Francia, va in Inghilterra, viene iniziato a una loggia massonica. Nel 1725 ne apre una a Parigi, nel 1748 esce il suo testo fondamentale, Lo spirito delle leggi, che pone per la prima volta in modo canonico e codificato il principio della separazione dei poteri sul piano politico. Non che questo non esistesse, perché già attorno al 1300 già Filippo IV il Bello aveva, diciamo così, tramite un suo consigliere, aveva cominciato a parlare di separazione dei poteri come opposizione, il famoso triteismo, come opposizione alla Santissima Trinità, perché poi ci sono dei concetti religiosi che ritornano anche in ambito giuridico. Quindi che succede? Sì, la rivoluzione francese attua questi processi,
come qualcuno prima di me ha ricordato, uno dei primi atti della Costituzione francese fu l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico e la pubblicazione e la promulgazione degli assegnati. Che cosa erano gli assegnati? Era una forma di moneta con cui tutta la nobiltà, alla nobiltà fu concesso di ricomprarsi le proprietà confiscate alla Chiesa proprio dalla rivoluzione francese. Io stesso ho visitato parecchie abbazie, sono state salvate, parecchie chiese sono state salvate perché erano state trasformate dalla nobiltà in cantine, cioè c'erano state costruite delle botti talmente grandi da occupare tutte le navate, per cui la furia rivoluzionaria, vedendo che quella non era più una chiesa, perché tenete presente che la rivoluzione francese si scaglia principalmente contro la chiesa per motivi che magari saranno oggetto di un prossimo convegno, furono salvate appunto perché l'avevano trasformata in cantine. Allora, i principi della rivoluzione francese passano immediatamente in tutta Europa grazie a Napoleone. Napoleone non è che invade solamente gli altri paesi a livello militare, ma li invade anche a livello culturale, perché deve praticamente veicolare l'evoluzione. Allora, che succede? Quindi 1789 scoppia la rivoluzione in Francia, 1810 Napoleone viene in Italia, dopodiché nel 48 in Europa scoppiano le rivoluzioni liberali. E non è che scoppiano in Italia o in Germania, scoppiano contemporaneamente in tutta Europa. Scoppiano contemporaneamente in tutta Europa con la scusa degli stati nazionali, cosa che non... Ora dobbiamo renderci conto che nel 1848 internet non c'era, non c'erano i telefoni, si viaggiava in carrozza, comunque c'era una certa circolazione di idee. Quindi uno si chiede, ma com'è che nel 1848 scoppiano contemporaneamente in Europa tutti i modi liberali? È semplice, perché erano state programmate. Erano state programmate dagli assetti massonici che stavano addirittura dietro alla rivoluzione francese. Scoppiano le rivoluzioni liberali e praticamente noi quello che sappiamo oggi è che praticamente la questione che si poneva nel 1848 era la questione degli stati nazionali. Non è così. L'intento e il fine delle rivoluzioni liberali non era quello di unificare i popoli, ma era quello di unificare le banche, era quello di unificare i sistemi di emissione. Io capisco che la premessa che avete dovuto fare in origine è che queste idee, queste cose non sono difficili da capire, sono difficili da credere. Ed essendo difficili da credere, cioè essendo poste al di fuori, al di là del nostro orizzonte morale, non riusciamo nemmeno ad accettarle all'interno del nostro orizzonte razionale. Cioè, siccome lì la cosa non la credo, allora non la ritengo nemmeno possibile, eppure è così. Si iniziano i processi di unificazione delle banche centrali perché, diciamo così, lo scherzetto dell'emissione monetaria, come poi vedremo meglio, è uno scherzetto che rende moltissimo. Cioè ti permette di espropriare progressivamente tutti i popoli, renderli polli in batteria, senza che nemmeno se ne accorgano. Capisci? Questa è la, diciamo così, anche il processo di unificazione italiano e tedesco, che avviene quasi contemporaneamente, quasi con gli stessi criteri, ha come oggetto l'unificazione dei sistemi bancari. Cioè non più il sistema, cioè la banca, cioè, cosa che si è portata all'estrema conseguenza, venendo all'oggi, lo vediamo anche, perché la BCE in fondo che cosa fa? La BCE sovraintende alle emissioni nazionali e le banche centrali nazionali a loro volta avevano sovrainteso prima dell'avvento della BCE chiaro, no? Tornando all'unificazione italiana e parlando forse di un tema che qui ci riguarda e ci tocca, non so chi di voi conosce Dennis McSmith, che è il principale storico inglese del risorgimento italiano. Allora, Dennis McSmith dice, scrive tantissimi libri sul risorgimento italiano, ma dice che il risorgimento italiano è un capitolo della politica estera inglese nel Mediterraneo. Finito il risorgimento italiano. Cioè non è questione di Mazzini, Garibaldi, Cavour, è la retorica patriottica.
un capitolo per la politica, non ci dà, Max Smith non ci dà nemmeno la dignità di dire un capitolo alla politica estera inglese in Europa, no, nel Mediterraneo. Capisci? Questa è la politica, questa è l'unità nazionale. Per esempio, quello che è stato fatto al Regno di Napoli, lo sapete, immagino lo sapete tutti, il Regno di Napoli è quello, probabilmente lo stato più avanzato d'Italia, ma non di poco, di gran lunga. Cioè il Regno di Napoli, i sudditi del Regno di Napoli pagavano pochissime tasse perché tutta la fiscalità era assorbita dalla re. Che succede? Dimenticavo, il Regno di Napoli da solo aveva 5 volte le riserve auree di tutti gli stati nazionali preesistenti. Vedo che la signora mi sorride, quindi è un dato che evidentemente mi conforta che qualcuno lo sa. Quindi è una guerra di rapina, è una guerra di rapina. E basta, cioè il sud è stato da allora è stato letteralmente stupato dai fatti. Allora Garibaldi non era l'eroe del mondo, no, il bandito del mondo. Guardate, noi sappiamo che tutto l'esercito del Regno del Sud era stato completamente infiltrato dalla sua vita. Stato maggiore del Regno di Napoli, piazza Garibaldi, ma piazza del Nievo.